Ciao manutentori e bentornati nel mio appartamento invece che nel mio garage. Abbiamo visto lo smontaggio del lavello in un video precedente e ve lo metto qui. E oggi vediamo il montaggio e qui abbiamo il nuovo lavello. Tanto due parole sul lavello, perché l'ho cambiato, mi direte, perché quello in acciaio era diventato brutto, perché mia moglie lo voleva cambiare e quando si dice questo, si dice tutto senza bisogno di altre spiegazioni. E poi perché comunque anche a me piaceva avere un lavello nuovo, leggermente diverso come forme dall'altro, purtroppo avevamo dei vincoli dimensionali. Se avete visto il vecchio video, ho il frigorifero che è proprio confinante con la zona del lavello e dall'altra parte ho la lavastoviglie, quindi non c'era possibilità di guadagnare spazio, perché il foro di montaggio è quello. E quindi ho dovuto prendere un lavello delle stesse identiche dimensioni, perché se avessi potuto spaziare di qualche centimetro avrei avuto molta più scelta. La scelta è ricaduta su un lavello di questa LC, che è una marca che io non conoscevo, ma a quanto pare è specializzata appunto in questo tipo di manufatti. E tra quelli che non costano una follia, sono sicuramente tra i migliori, almeno da quello che ho potuto acquisire come informazioni. Andiamo ad aprirlo. Ma prima, sigla. Bene, bene, questo non è il suo imballo originale, arriva con un imballo molto più robusto, con polistirolo intorno, regge che lo tengono. Questo semplicemente io l'avevo aperto perché ce l'ho in casa in realtà da qualche mese. L'avevo ordinato ai tempi del Covid, poi per diversi motivi non l'ho montato e ce l'ho ancora qua. E adesso che è arrivata l'estate, anzi ormai siamo ad agosto, eccolo qua, lo andiamo ad aprire definitivamente. Allora, prima di tutto, questo è lo stucco di montaggio, o il mastice, come lo volete chiamare. Non è in dotazione, l'ho comprato a parte. Sono andato al Bricome e l'ho comprato. Questo invece è il sifone ed è in dotazione, ma io non lo utilizzerò se posso, perché cercherò di utilizzare, come dicevo, chi ha visto il video precedente, cercherò di utilizzare quello che già avevo, perché questo va comunque montato e ci vuole un bel pezzo, e poi adattato nelle misure. Farò eventualmente, se me lo richiedete nei commenti, un video sul montaggio del sifone, perché è sempre interessante vedere come si fa. Anche perché è un bel grattacapo. Le istruzioni, come sempre, sono molto sono poco chiare, ecco. Cos'altro abbiamo? Vabbè, libretto di istruzioni di montaggio e tutti gli accessori per gli scarichi da collegare poi al sifone. E poi c'è il nostro bel lavello. Non mi ricordo in questo momento il nome del materiale, comunque materiale sintetico, diciamo, simil pietra. Ecco, l'unica cosa che richiede questo lavello è di praticare il foro per il rubinetto, perché vedete che non c'è. Tiriamolo fuori. È anche discretamente pesante, a differenza di quello d'acciaio che pesava veramente poco. Eccoci qua, andiamo a vedere appunto adesso il premontaggio, cioè tutto quello che va applicato al lavello prima di metterlo in posizione. Però prima di tutto vado a fare una prova dimensionale per capire se il foro che abbiamo è giusto, se va rifilato o se c'è qualche problema di sorta, e in tal caso vedremo come risolverlo. Bene, incrociamo le dita. Allora, qui ci sono i ganci che poi andranno a tenerlo ancorato al piano cottura, al piano di lavoro. Li dobbiamo mettere voltati perché altrimenti vanno a darci fastidio. Ok, e vediamo se entra. Incrociamo le dita. Oh, entrare entra. Adesso andiamo a vedere. Sì, direi che va bene, perfetto. È perfetto. Praticamente la sagoma è identica a quello che avevamo prima. Quindi adesso lo andiamo a rimuovere e a fare tutte le operazioni preliminari per il montaggio. Possiamo vedere qui che ci sono 5 inviti per mettere altrettante posizioni di rubinetto. Noi utilizzeremo quello centrale. Questo però è solo un invito, appunto, e con la fresa a tazza possiamo
va fatto il foro vero e proprio. Quindi adesso col trapano andremo a fare il foro. Adesso ho montato una fresa a tazza sul trapano. Tra l'altro non mi serve neanche la punta centrale che di solito serve come guida, perché qui ce l'abbiamo già. Lo scanso, l'invito, chiamiamolo. In alternativa, se non abbiamo fresa a tazza, possiamo usare una di queste. Dovremo fare però il foro centrale di invito in questo caso. E poi andiamo. Ma con la fresa a tazza, se l'avete di misura giusta, potete andare tranquilli e andiamo. È molto duro questo materiale. Bene, questo materiale è molto duro e ha spuntato la fresa per legno. Quindi adesso farò l'invito con la punta. Prima l'avevo smontata, adesso la rimonto. Ok, una volta segnato il punto in cui forare, vado a forare con la punta da ferro. E adesso andiamo con la fresa da ferro sempre. Veramente molto duro, veramente molto duro. Niente, mi fa fondere il trapanino della Lidl, meglio che aspetti. Mamma mia, ragazzi, che razza di materiale, proprio Granitec. Niente, vediamo se il trapano a rete è più convincente del trapano Parkside a batteria, che stava letteralmente andando a fuoco. Quindi, ok, ci siamo arrivati. Questo è stato decisamente più convincente. Ora spero che il diametro della fresa sia sufficiente. Cazzo. Cazzo. Credetemi, non avrei mai pensato di dover combattere così con questo materiale. E insomma, alla fine, tra fresa da ferro col trapano elettrico, perché quella batteria se ne stava andando a puttane, e rifinendo alla fine con il Dremel, sono riuscito ad allargare a sufficienza il buco per far passare questo dannato rubinetto. E speriamo che adesso le difficoltà grosse siano finite. Boh, vediamo. Insomma, adesso il foro per il rubinetto c'è e noi possiamo finalmente procedere. Bene, adesso è arrivata la parte un po' più divertente. Dobbiamo montare lo scarico del troppo pieno. Allora arriva così. Chiaramente l'esempio è sempre per questo tipo di lavello. Vedete, questa è una mostrina estetica. Questo azzurro è la pellicola protettiva. La togliamo, sotto c'è una vite. Svitiamo la vite.
Qui c'è una guarnizione di gomma e sostanzialmente questo va montato qui in questo foro. Non è semplicissimo, ovviamente, come sempre. Poi il kit comprende questo tubo che andiamo poi a mettere qua. Eccolo qua, ben calzato, e questa guarnizione con ghiera che vedremo dopo. Adesso andiamo intanto a montare il nostro scarico del troppo pieno. Ok. Vedete, una volta che ho fatto combaciare il foro della vite, basta, è un gioco da ragazzi, finiamo di stringerlo col cacciavite. L'unica accortezza è di mantenere ben orizzontale qui, diciamo, le razze di questa mostrina, perché poi ci andremo a mettere appunto il suo profilo estetico e dovrà essere perfettamente orizzontale, in maniera appunto che la scritta rimanga orizzontale. Stringiamo bene la vite perché la guarnizione dietro deve andare a fare tenuta. Ok, e montiamo la nostra mostrina. Ora lo giriamo di nuovo e andiamo a mettere gli scarichi. Uno ha il collegamento col tubo di troppo pieno e l'altro no. Questi sono i tappi, per ora li mettiamo da parte. E qui con un cacciavite grosso a taglio andiamo a svitare. Ecco, dicevo, con un cacciavite grande a taglio andiamo a svitare qui. Ecco. Vedete, questa guarnizione andrà sotto a fare tenuta e qui ci va il nostro tubo. Il nostro tubo che andrà con questa guarnizione, ma prima la ghiera. Ecco qua, così. La ghiera andrà a stringere la guarnizione una volta che avviteremo, ma ci pensiamo dopo. Adesso intanto andiamo a mettere questo sotto e ad avvitare. Uno. E due, intanto li lasciamo appoggiati, chiudiamo la ghiera. Ok, scherzavo, la guarnizione va messa così, con la parte stretta verso l'esterno. Ok, e qui lo stringiamo bene, e qui siamo a posto. Ora stringiamo questi. Uno. E due. Eccoci qua. Il nostro lavabo è pronto per essere messo in azione. È arrivato il momento di mettere in opera questi. Questi, chi mi segue, li ha già visti utilizzare per tenere attaccato quel contropannello bianco che c'è sulle portiere delle auto, in sostituzione della sua colla originale. Questo materiale è abbondante, di conseguenza facciamo questo. Eccolo qua. Inizio ad applicarlo, ma stendendolo, cioè lo tiro un po'. Dato che questo lavabo ha un bordo piuttosto, come si dice, pronunciato, devo stare anche abbondante col materiale. Anzi, mi conviene, sapete cosa fare? Questo. Ci faccio il salamotto. Facciamo un salamotto il più possibile uniforme e lo andiamo ad applicare in maniera poi che quando andiamo poi ad appoggiare il nostro lavabo, questo creerà, diciamo, una specie di O-ring, chiamiamolo così. Io faccio così poi. Ripeto, non essendo installatore o montatore professionista, magari faccio delle cagate, faccio così a sentimento mio e non è una cosa giusta, però procedo col mio salsicciotto e niente, insomma, facciamo tutto il perimetro. Ora, in tutta sincerità, io non ho idea se vada fatto così. Sono andato a logica mia. Ho fatto questi salsicciotti, quindi non so se montare un lavello richieda realmente
delle abilità da pastaio. Fatto sta che la mia logica è questa: monto il mastice, monto, attacco il mastice lungo il bordo esterno. Quando poi vado a piazzare il lavello, il mastice si schiaccia ed eventualmente tolgo l'eccedenza. Questo perché, vedendo come era stato montato quello precedente, c'erano state notevoli infiltrazioni d'acqua. Perché secondo me ne avevano messo poco. Quindi io l'ho messo in maniera che si schiacci bene e faccia una bella tenuta. Poi non lo so, ne ho messo tanto? Sì, probabilmente sì, ne ho messo tanto. Non importa, va bene così, eh? Cioè, d'altronde il bello del fai da te è poter anche fare ste cagate. Andiamo a metterlo. Vediamo, vediamo, vediamo se ho fatto la gran cagata oppure no. Un po' di cagata l'ho fatta, vedete. Anzi, a questo punto sapete cosa vi dico? Proprio perché ho scoperto che il foro è estremamente giusto come dimensioni, anche troppo. Andiamo a togliere e lo metto lungo il bordo. Non mi sto a far problemi a questo punto. Non pesasse così tanto sto stronzo. Pesa un fracasso. Niente, allora adesso a questo punto andiamo a disporre il sigillante lungo appunto il bordo, in maniera da sigillare bene tutto, poi dovesse sbordare lo rifinisco, perché effettivamente sono stato molto molto abbondante. Ma d'altronde quei pezzi lì sono dei pezzi enormi. Quello che avevo comprato in passato per fare altre cose erano dei pezzi molto più sottili, quindi andavano lavorati di meno, diciamo così. Ok, in questa parte mi sento decisamente coglione, però. Ok, è qui che devo stare più interno. Ecco, vedete qui sotto. Eccoli lì, ci sono i morsetti per stringere poi il nostro lavello al piano cottura. Li andiamo a stringere tutti quanti, che sono quattro, così si schiaccerà anche meglio l'adesivo. Ok, quindi alla fine, vedete qua, ho rifinito lo sbavo con il taglierino e direi che è venuto anche bene, quindi continuo a farlo in presenza vostra. Questo dopo aver stretto i morsetti erano. Li abbiamo visti prima quando li abbiamo inserito, li avevo girati così per farlo entrare, poi vanno rigirati così e stretta una vite, così prendono sul legno e stringono. Direi che il risultato è molto simile a quello del montatore che l'aveva messo la prima volta, salvo che lui non ci aveva messo tutto questo tempo. Io diverse ore ormai che tribolo, ma ragazzi, prima volta che lo facevo, quindi tenete sempre conto, come ho detto in altri miei video, io non vi sto insegnando a mettere su un lavello. Lo state mettendo su con me, semplicemente. Ok, boh, avete visto, finisco e ci vediamo tra un po'. È giunto il momento di rimettere su il nostro rubinetto. Infiliamo i tubi. E adesso andiamo a mettere quello che ho tolto nell'altro video. Bene, ora per fissare il nostro rubinetto dobbiamo far passare questi nell'ordine. Prima il pezzo bianco, poi la guarnizione in gomma nera, poi l'anello metallico ed infine questo cilindro con la parte metallica filettata chiaramente verso l'alto. E qui andiamo a chiudere tutto. Ah, ripeto sempre, questo è il mio di rubinetto, altri rubinetti non sarebbero così. Ok, come non detto, dato che il precedente lavandino era d'acciaio ed era molto sottile, questo pezzo di rinforzo non serve più, perché invece, come abbiamo potuto constatare, questo lavandino è estremamente robusto e spesso, quindi via il rinforzo bianco. E andiamo solo di guarnizione e anello cilindro, chiamiamolo come lo vogliamo chiamare. Ok, ora mettiamo la guarnizione. Ok, andiamo
a stringere con tanta pazienza il nostro cilindro. Completiamo l'opera tenendo con una mano dall'altro lato in maniera che il rubinetto rimanga allineato come lo vogliamo e che non ruoti. Direi che così può bastare. Ora possiamo ricollegare i tubi ricordandoci che avevo invertito i colori, quindi si è visto nell'altro video, per chi l'ha visto. Metterò l'azzurro sull'acqua calda, che è questa, si riconosce perché non ha l'attacco della lavastoviglie nel mio caso. Ok, lo puntiamo a mano intanto e puntiamo anche quello dell'acqua fredda. Andiamo a stringere, in questo caso serve una chiave del 19. Poi andremo a controllare eventualmente se ci sono delle perdite. Ora, dato che il rubinetto dell'acqua fredda era molto bloccato, provo ad aprirlo a mano, vediamo. E infatti non ci si riesce, quindi lo bisogna aprire. Quindi dobbiamo aprirlo con la pinza. E sono costretto ad aprirlo prima di montare il sifone, altrimenti poi non avrò più spazio per la pinza. Ecco, adesso che si è allentato, vediamo se si apre con la manetta. La manetta si è rovinata, ma se sta su la lasciamo lì. Ormai apriamo anche quello dell'acqua calda. Ok, ora manca il sifone. Allora, io avevo tolto il sifone così com'era. Se siamo fortunati, dovrebbe combaciare e sembra che almeno per una volta in questo lavoro siamo fortunati. Quindi vado a puntare le due filettature qui. Ecco, la plastica del sifone era sufficientemente flessibile, quindi vado a richiudere bene tutte le tenute che avevo allentato e a rimettere su il tappo dello scarico della lavastoviglie. Non ci resta che fare una prova. Apro l'acqua. Non sembra di vedere gocce. L'installazione forse, ragazzi, è andata a buon fine. Finalmente. Sembrerebbe proprio di sì. Adesso ho aperto l'acqua calda. Non ci sono perdite. Vabbè, è caduto il manettino, questo lo sappiamo. Ormai l'abbiamo perso. Bene. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ecco qua il nostro lavello. Vedete l'illuminazione da sotto? Direi che dai. Anche la guarnizione l'ho installata correttamente. È stata dura, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Ok, smettiamo di sprecare acqua. Ecco qua, abbiamo finalmente il nostro lavello montato. È stato molto meno semplice di quanto io pensassi, ma poi mi sono arenato sulle solite boiate. Cioè, questo granite che è talmente duro che ho quasi fuso un trapano ricaricabile che di solito faceva egregiamente il suo mestiere anche sul ferro, e qui ha dato forfè. E poi le frese che avevo a disposizione non avevano il diametro giusto, quindi ho dovuto allargare in pratica 2 ore per fare un buco. Poi vabbè, il resto è stato tutto sommato abbastanza. Beh, ecco, lo stucco, ma qui
prima volta che lo mettevo, alla fine dai, è venuto bene. Decisamente un buon lavoretto fatto, anche se ci ho messo tanto tempo, ma anche perché sempre quando si lavora su fori già fatti, eccetera, qui il foro era molto largo, probabilmente bastava mezzo centimetro in meno, però c'era quel mezzo centimetro in più che mi ha costretto proprio a stare centrato al millimetro e mettere parecchio sigillante perché avevo trovato tutto il piano della cucina nella parte posteriore infradiciato perché lì era passata l'acqua, quindi il sigillante non era sufficiente. Adesso ne ho messo una buona quantità e quindi speriamo bene che tenga adeguatamente. Io non ho altro da dire, ripeto, questo è più che altro un lavoro col caimano, ma non è un tutorial perché non è che vi ho insegnato, vi ho fatto vedere in un video io che monto un piano, un lavello della cucina. Magari vi serve perché prendete spunti interessanti, magari dite, ah, guarda che cazzata che ha fatto. Sì, scrivetemelo magari gentilmente nei commenti perché non è che io sia un idraulico o un installatore, così sono andato anche un po' a logica, a sentimento. Ho passato una buona mezza giornata. Nel video non ve ne accorgerete, ma ce n'è voluta di tempo per montarlo. Vabbè, mettete mi piace, mi raccomando. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutte le novità. Venite a visitare anche la mia pagina Facebook dove carico delle anteprime e soprattutto utilizzate per aiutare il canale i link di Amazon che vi lascio in descrizione. Ce n'è uno generale per entrare e comprare quello che volete senza costi aggiuntivi e aiutare il canale con una piccolissima percentuale, un altro dove ci sono delle liste di prodotti che io ho selezionato. Poi ce n'è uno per iscriversi a Amazon Prime se non siete già clienti e uno per iscriversi ad Amazon Music Unlimited e io prendo sempre una piccola commissione. Vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao!